come salivo in macchina, lo appoggiavo sul sedile, quarto nel girone, Piacenza secondo a un punto della dopo il mezzo ho bevuto io di ferma se era vino fermo sta fermo no no la partita invece questa volta l'ha fatta questo qua io ho un risultato che fa ben sperare anche per... volevo dire che è un signor Tedino ma la cosa fa secondo me ho letto da qualche parte ovvio esatto bravo sai dove va è vero non mi ricordo ovvio un rigore nervo non ce l'ha non ce l'ha e non solo che non ha detto mio figlio che gli ha detto Guinness speriamo che oggi non vediamo di scrivere di clima subito Zala ma tu? Sì io te la fai dato solo è rosso dall'appello entra il senso dal monito no, appena ti giuro appena entrato ha cominciato a fatto fischiare sono entrato oh ma appena prima mi è arrivato vicino il cane l'ho preso per il volevo buongiorno agli amici, siamo a pochi minuti dall'inizio della partita tra il Piacenza e il Pordenone, è la partita di ritorno, la prima partita si è giocata a Pordenone con il risultato, l'andata diciamo con il risultato di 2-0 per il Pordenone, sono gli ottavi di finale del campionato Under 15 di Serie C, due squadre che Piacenza è arrivato secondo nel suo girone dietro il Vicenza, il Pordenone quarto e si è qualificato e adesso ha la possibilità di continuare la sua marcia, parte con il risultato favorevole di 2-0 della partita di andata, possiamo darvi bisogna che dica tutto
dobbiamo darvi, possiamo darvi le formazioni. Il Pordenone giocherà con numero 1 Giordano, numero 2 Fantin, numero 3 Comand, numero 4 Maset, numero 5 Comuzzo, numero 6 De Marco, numero 7 Niedu, numero 8 Tedino, numero 9 Guadagnin, numero 10 Zanotel, numero 11 Music. A disposizione dell'allenatore Motta Simone, col numero 12 Zanetti, numero 13 Coccetta, numero 14 Movio, numero 15 Salvador, numero 16 Parolari, numero 17 Bledig, numero 18 Plai, numero 19 Dama, numero 20 Lavina. Ve lo possiamo anche far vedere. Qui già siamo un passo avanti. Ecco le squadre che stanno per entrare in campo. Partita importantissima per il Piacenza, che deve ribaltare il risultato dell'andata. Un 2-0 pesantissimo. Qua giochiamo a Ponte dell'Olio, giornata coperta, giornata invernale. E speriamo non piove, il campo è sintetico, il campo è bello, quindi possiamo darvi anche la formazione del Piacenza, che non abbiamo ancora dato, con numero 1 Maianti, numero 2 Luccanto, numero 3 Cloraglio, numero 4 Borsatti, numero 5 Riva, numero 6 Baia, numero 7 Ruiz, numero 8 Boffini, numero 9 Turra, numero 10 Poerio, numero 11 Semenza. A disposizione dell'allenatore Giacobone, con numero 12 Tortora, numero 13 Dramis, numero 14 Villoni, numero 15 Garbati, numero 16 Corsaro, numero 17 Fermi, numero 18 Chiuzzi, numero 19 Balduzzi, numero 20 Rom. Pallone già piazzato al centro del campo, sarà il Pordenone a battere il calcio d'inizio. Tempi di 35 minuti. Piacenza gioca con il completo rosso, con degli inserti bianchi, il Pordenone con un completo nero, con degli inserti verdi, i colori dei due club. Quindi Coach 6100 YouTube, Vai Boffo! Vai. Dai ragazzi! Primo affondo del Piacenza, con un pallone che taglia tutta l'area dalla sinistra, raso terra, non c'è nessuno pronto a raccogliere il pallone, però è sempre in possesso del Piacenza, in avanti, siamo sulla destra. Adesso cerca di entrare in area, saltando due avversari, ci riesce. Parte subito forte il Piacenza in questo inizio partita, passato 1:40 dal fischio d'inizio. Calcio d'angolo per il Piacenza dalla destra, batte un sinistro, pallone che rientrerà verso la porta. Due giocatori del Piacenza al limite dell'area, poi esce il portiere a pugni.
respinge fuori dall'area, tenta una conclusione che sbaglia, giocatore messo al limite dell'area del Piacenza, però è sempre il Piacenza in possesso di palla. Adesso allontana senza pensare, senza ragionare, il giocatore del Pordenone, pallone che finisce in fallo laterale per la rimessa del Piacenza. È il Piacenza che deve attaccare proprio perché parte con uno svantaggio di due gol e deve... Vedete che per adesso il Pordenone si limita a spazzare il pallone lontano il più possibile. Dai, credici! Tu sei me! Dai, ciao, bravo! Vai, André! Dai, guarda, dai, guarda! Secondo calcio d'angolo per il Piacenza, sempre nella stessa posizione del primo, sempre dalla destra. Battuto troppo all'indietro questo calcio d'angolo, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Piacenza che incomincia a costruire il suo gioco nelle linee difensive, quindi il Pordenone fa pressing alto sui portatori di palla, rischia un po' con Piacenza in questa occasione perché si è fatto portare via il pallone. C'è stato un bel lancio in profondità, era scattato in posizione regolare l'attaccante del Piacenza, però pallone un po' troppo lungo, un po' troppo in profondità, riesce a raccoglierlo bene senza problemi il portiere del Pordenone. Dai Giova! Dai André! Vai lungo linea! Adesso c'è una punizione, appena passato nella metà campo del Piacenza, appena passata la linea di centrocampo dalla destra, pallone messo in mezzo basso, però respinge la difesa del Piacenza, ma è sempre Pordenone in possesso di palla, siamo al limite dell'area, tenta di entrare in area l'attaccante del Pordenone, non ci riesce, torna. Apri! Mamma mia!
Bella. No. Pordenone minaccioso con questa azione prolungata offensiva, poi c'è stato un tentativo di conclusione in porta rimbattuta dal, e poi un altro tiro dal limite dell'area, però un Pordenone che dopo un atteggiamento guardingo si fa più offensivo, è il Piacenza adesso che deve contenere le sfuriate offensive del Pordenone. 7 minuti di inizio della partita, 0-0. Bravo, arbitro. Vai, vai. Dai, guarda. Vai, dai. E ancora il Pordenone nella metà campo del Piacenza, ancora una punizione stavolta sulla tre quarti. Scappa lungo linea, scappa lungo linea 1. Ancora un pallone messo dentro l'area, e ancora la difesa del Piacenza che riesce e poi blocca il portiere, un pallone che stava cadendo nella sua area, e adesso c'è c'è la prima palla gol del Piacenza, non sfruttata però a dovere. Dai Pordenone, dai! Difesa del Pordenone un po' scoperta, non ne approfitta però il Piacenza. È stato il numero 11 Semenza che si è appoggiato bene il pallone dentro l'area al numero 9. È arrivato in corsa a concludere, poi c'è stato l'intervento in extremis del difensore alla disperata a murare il pallone, quindi partita subito che entra nel vivo, 0-0, però sono passati 10 minuti. Bravo Panto! Dai, dai! Piacenza che viene bene, va giù bene sulla corsia di sinistra, poi però grande fatto, vai Davide, vedete ritmo abbastanza alto della partita, si gioca con una discreta velocità in campo. Va piano Panto. Bella, vai Noè. Dai, dai, non mollare! Non mollare! Adesso si complica un po' la vita il Piacenza con questo passaggio. Dai, gioca, gioca! Bravo Dema! Oh, ripetere! Vedete che c'è molto molta velocità nelle giocate. E adesso anche il Pordenone vicinissimo al gol col numero 11 che riesce a scavalcare il portiere che gli si era fatto incontro al limite dell'area. Buono il pallonetto, ma c'è il recupero in extremis di un difensore che
per evitare complicazioni. Forse il pallone finiva fuori, forse no, comunque l'ha messo in calcio d'angolo. No, adesso la ripartenza. Non perderla! Che cazzo! Partita molto bella in questi primi 12 minuti, si gioca a viso aperto, anche il Pordenone non si sta chiudendo, ma sta cercando di rispondere colpo su colpo alle giocate del Piacenza. E come pochi istanti fa c'è stato un pallonetto che ha sfiorato il palo. Adesso c'è un giocatore del Pordenone a terra. Pallone è uscito dal campo, ci sarà la rimessa laterale per il Pordenone. Siamo nella metà campo sulla corsia di sinistra del Pordenone all'altezza della panchina. Ancora Piacenza, ancora una conclusione debole, però molto del numero 11, Sementa, molto debole, e quindi il portiere che non ha difficoltà a bloccare questo pallone. Calcio d'angolo per il Piacenza. Guarda il limite. Sì, metti uno fuori, che sono due solidi. Bello il pallone messo in mezzo dalla destra. Non c'è nessuno però in area del Piacenza pronto a raccogliere questo suggerimento del giocatore. E quindi si riprenderà con una rimessa con i piedi del portiere. Nuvoloso! Lasciala via! Questa è una partita che vale il passaggio ai quarti di finale del campionato di categoria Under 15 di Serie C. È il Pordenone adesso che ha però il vantaggio di avere vinto l'andata 2-0. Bastava il pareggio. 17 minuti della
primo tempo, si gioca 35. 0-0 risultato. Però è una partita che promette tanto. Sicuramente su questi campi non finirà con le reti bianche, proprio perché sono campi dove il pallone viaggia veloce, quindi c'è la possibilità di commettere qualche errore di giocata. Fase di gioco dove il pallone spesso finisce in fallo laterale. Vai, dai, portala su! Portala su! Vai Davide, vai Davide! Vai, ancora, ancora! Giorgio, non lato, vai Davide, vai Davide! Girala! Vai! No! Bravo Dano! Dai Nieri! Ancora! Calmo! Vai! Dai Dano, vai, entra dentro! Entra ragazzo! Sì! Bellissimo pallone che messo dentro l'area dalla destra del giocatore del Pordenone, numero 10. Poi arriva ancora una conclusione da fuori area del numero 2 del Pordenone. Pallone incrociare sul palo di destra, però che finisce a lato di poco. Bravo. È un Pordenone sempre minaccioso quando si porta in avanti. Non come prima. Come prima. Va bene adesso. Ma no, appena l'ho fatto io. Hai fatto fare la canetta prima. Adesso sono in quattro dietro, vai tranquillo. Gol di Bataghini di testa. Dai Ale, dai! Adesso c'è stata una ripartenza del Piacenza, numero 5. Dai zitto! Poi si prende una ammonizione, un cartellino giallo, il numero 7 del Pordenone, probabilmente per proteste. Ferma il gioco, adesso l'arbitro che deve scrivere al referto.
l'ammonizione al giocatore del Pordenone, però c'era stata una bella ripartenza del Piacenza ed è stato il numero 5 a chiudere bene sul numero 9 che si stava lanciando verso la porta. Minuti del primo tempo, 0-0 risultato. Adesso c'era una buona occasione per il numero 10 del Piacenza che invece di concludere ha preferito servire il suo compagno dentro l'area, passaggio però impreciso, fuori misura e occasione che si perde per il Piacenza. Conclusione sbagliatissima del numero 9 del Piacenza, buona l'idea, male l'esecuzione, però partita sempre bella, sempre viva, sempre interessante in questi primi 26 minuti, però il risultato è ancora fermo sullo 0-0 e questo non giova al Piacenza. Che deve recuperare i due gol di svantaggio dell'andata. Il tempo corre. Sì.
così sì. Bravo. Ancora una conclusione dal limite dell'area che non c'entra, però lo specchio della porta si perde fuori del pordenone. Dai Gio, senza paura, senza paura. Dai, gira Charles, girarsi. Dai, occhio che è dietro da solo. Dai, che nostra, dai! E c'è stata una conclusione anche questa del Piacenza, pericolosa. Ha cercato di piazzare il pallone alla sinistra del portiere numero 11 Semenza, un pallone che gli arrivava dalla destra. Era difficile colpire il pallone in quel modo lì. Ci ha provato, il pallone però è finito troppo esterno al palo di sinistra. Calmi ragazzi, dai! Dai Gio! Senza paura! Adesso c'è un fallo di mano di un giocatore del Pordenone a centrocampo. Adesso c'è un tiro, una specie di palombella da lunga distanza, pallone a scendere, a cadere verso la porta, però troppo lungo, troppo alto. Un minuto, correre! Calmo! Dai, non mollare! Dai, correre!
33 minuti, 2 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0 il risultato qua tra Piacenza e Pordenone. Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, ancora, dai, dai, dai! Precisi! Bravo, Gio! Dai, corsa, corsa, corsa! Bravo, Ale, dai! Mettilo, Ale! Mettilo! Dai su, dai su! Buona l'iniziativa del numero 11 Semenza sulla sinistra, però quando entra in area nell'uno contro uno si allarga sulla sinistra e viene chiuso bene in fallo laterale dal difensore. Vai in mezzo, vai in mezzo, vai in mezzo! Portala su! Vai, 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 che vuoi! Dai, anche il Pordenone però ha un'ottima occasione dentro l'area. Partita senza respiro in questo finale del primo tempo. Poi sciupa ancora un pallone il Piacenza dentro. Doveva giocarlo meglio questo pallone, manca pochissimo. Abbiamo già passato il 35esimo minuto del primo tempo, quindi siamo in pieno recupero. Però una partita che nel finale si è accesa ancora da entrambe le parti. Prima il Piacenza e poi il Pordenone. Adesso c'è una spinta in area, l'arbitro non interviene. E quindi c'è il ribaltamento di fronte, ancora Pordenone, e arriva la disperata, un difensore del Piacenza che in scivolata, il numero 2, rischia anche l'autogol, ma toglie soprattutto un pallone che era diventato letale da quel punto lì, perché era in mezzo a due giocatori del Pordenone. Quindi si disimpegna benissimo il numero 2, terzino destro del Piacenza, con questo intervento alla disperata in area. E poi ancora il Pordenone, un salvataggio sulla linea da un colpo di testa che sembrava, e poi l'arbitro fischia e manda le squadre negli spogliatoi, ma un finale di primo tempo di grande. Forza Pordenone! Un finale entusiasmante fra queste due squadre che stanno offrendo un buon spettacolo all'Under 15, ricordiamo, è mancato solo il gol, non sono mancate le occasioni.
però è il Pordenone che sta sicuramente vivendo un momento più felice. Proprio su YouTube, coach 6100 6100. Aspetta, che c'è mia moglie che è andata a casa. Coach, io lo faccio. 6100. Sì. .com. No, 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 YouTube. È YouTube, sì. Glielo faccio vedere se trovo. È questo? Anche qua. Sì, questo qua. Esatto, glielo faccio vedere. Deve cercare il cosa c'ha. Piacenza Pordenone è under 15, ok, basta che cerchi Piacenza Pordenone. Esatto, ok, 15, ok. Sì, ok. Grazie. Prego. Siamo nell'intervallo della partita fra Piacenza e Pordenone, qua il comunale di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, campo sintetico. Tanti addetti ai lavori a seguire questa partita, gli ottavi di finale del campionato Under 15 di Serie C, fra due squadre che hanno sempre offerto un buon settore giovanile, due settori giovanili che lavorano molto proficuamente e quindi hanno tanto da mostrare, e tanti addetti ai lavori qua al comunale di Ponte dell'Olio proprio per seguire da vicino questa partita. Anche società importanti, società di Serie A, a visionare questi ragazzi che sicuramente avranno, potranno una delle due squadre potrà sicuramente continuare il suo percorso verso i quarti e poi, perché no, le semifinali e la finale del tricolore, del titolo di campione d'Italia di Serie C. Pordenone sicuramente da quel punto di vista qua è più blasonato, nel senso che qualche scudetto l'ha vinto nel settore giovanile, adesso non ricordo se con l'Under 15 o l'Under 17, però non molto tempo fa si era cucito lo scudetto tricolore sulla maglia. E l'anno scorso, ma con l'Under 15-17, quindi abbiamo ricevuto conferma che l'anno scorso Pordenone con l'Under 17 ha vinto il titolo tricolore, un traguardo di sicuro valore, di sicuro successo per un settore giovanile. Ma il Pordenone ha questa dote di portarsi a casa anche uno scudetto nel settore giovanile, quindi tanti complimenti a questa società che sta lavorando benissimo nel settore giovanile. Il Piacenza, cosa dire del Piacenza? Anche il Piacenza l'anno scorso con l'Under 15 è uscito superando il Catania, uscendo con il Prato nel... addirittura aveva pareggiato 0-0 in casa, ha perso la partita di ritorno ma è uscito in semifinale se non sbaglio, quindi due settori giovanili di grande valore per il nostro movimento giovanile, e anche oggi lo stanno dimostrando con un primo tempo giocato veramente bene da entrambe le squadre, tante occasioni da gol, probabilmente
a mio giudizio un po' di più il Pordenone rispetto al Piacenza, che ha avuto sicuramente nel finale due palle gol, una salvata in extremis, una salvata sulla linea, quindi una leggera prevalenza del Pordenone in questo primo tempo, però il risultato è ancora fermo sullo 0-0, anche se il Piacenza parte con un doppio svantaggio, parte con il 2-0 dell'andata che lo penalizza in questa partita di ritorno. Adesso ha soltanto 35 minuti ancora a disposizione per cercare di ribaltare questo risultato. Squadra negli spogliatoi, solo il Pordenone in campo con i giocatori che sono il Piacenza è la prima squadra a fare rientro in campo, quindi vedete, possiamo inquadrarvelo, abbiamo adesso Cuffanti, anche lui un dovrebbe adesso lavorare per il Cagliari se non sbaglio, quindi parecchio interesse anche per gli addetti ai lavori per questa partita. Ha chiamato il dentista, mi manda il preventivo, te lo giro. Ma giro la me. La squadra del Pordenone invece è ancora negli spogliatoi, non è ancora uscito, ormai sono... Sono le 15:48. È vero anche. Pareggio.
La Palano di Alona. È una bella squadra, però non avevo la possibilità di sapere sali in un quando volevo perdere, gestivano loro. Neanch'io ho siccome loro salto non avevano il fuoco per fare il salto, e allora stavo lì, a volte facevo magari quando gli scrivono la ragazza la primavera e allora sono rimasto lì. Erano sempre quarti, secondi, terzi, tutta compagnia. Sei bravissimo. 2-1. No, domani stiamo. Sì, dove? Cosa vuoi fare? Oh, ridere. Qua è vergogna, no? Dai, raga! Forza Pordenone! Completa. Dai, ragazzi! Dai. Ancora 35 minuti a disposizione per i giovani biancorossi per non fermarsi qui oggi a Ponte dell'Olio, di conseguenza in questo campionato. Un gol per riaprire la partita. In effetti è vero, un gol per aprire riaprire la partita per il Piacenza, un gol per il Pordenone per chiuderla, ma se finisse così la partita la chiusa lo stesso il Pordenone, quindi... È il Piacenza a battere il calcio d'inizio del secondo tempo qua al comunale di Ponte dell'Olio. Tutto pronto. Arbitro che indica l'ok ai suoi assistenti e si parte. 35 minuti di partita ancora. 0-0 il risultato. No! No! Non mollare! Non dai, 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 dai! Non mollare! Dai, vai Davide! Vai, vai Davide! Dai Pordenone! Bravo! Bravo! E prima conclusione in porta del secondo tempo, il numero 7 del Piacenza che fa partire un tiro di sinistra dal limite dell'area. Pallone che rimbalza davanti al portiere del Pordenone, che però si lancia in tuffo e blocca in presa. Dai raga! Bravo Dio! Dai, dai, dai! Bello! Adesso c'è un'incredibile occasione gol! Un rigore in movimento, arriva di... Da dietro un bellissimo assist dalla sinistra del numero 11 Semenza, veramente molto bello, colpo a botta sicura, pallone che si spegne fuori. Non c'è... Partita subito che parte. Alla grande con questa occasione per il Piacenza. Dopo un minuto e mezzo del secondo tempo, ha un Piacenza che sfiora il gol. Hanno giocato tutto il primo tempo questa palla. No, era questa. Dai, dai, vabbè. Vieni là. Dalla!
Vai un passo indietro, uno! Non tutti e due nella stessa parte! Si aspettava se sale, capito? Via! Vai Pino! Bravo, Giova! Ah, no! Va bene, dai! Piacenza che sta spingendo in queste battute iniziali del secondo tempo proprio per cercare di scardinare, di violare la porta di Pordenone. Pordenone che come nel primo tempo agisce di rimessa, è guardingo, è chiuso, ma non lascia spazi in avanti ai giocatori del Piacenza. Siamo adesso nella metà campo del Pordenone. C'è una punizione a favore del Piacenza appena dopo la linea di centrocampo. Pallone che spiove in area con una prima deviazione, però allunga la traiettoria del pallone che va a finire sulla destra. Pallone rimesso dentro l'area, allontanato ancora dalla difesa del Pordenone in fallo laterale. Sempre il Piacenza in possesso di palla. Bravo, adesso allontana. Dai raga. Metti la gara. Mezza paura. Ancora un pallone tagliato dentro l'area. Non riesce ad allontanare il numero 2, tocca appena il pallone che finisce in calcio d'angolo dalla sinistra del Piacenza. Batte un destro, pallone che rientrerà. Via quella palla, via. Ancora arretrato il corner. Poi c'è un tentativo da fuori area rimurato da... E c'è una è il numero 2 che si libera molto bene sulla destra, ancora è ancora una conclusione, un bel Piacenza in questo avvio di secondo tempo. Partita che si infiamma, siamo al quinto minuto del secondo tempo. Ancora un corner sempre dalla sinistra per il Piacenza, ma un Piacenza che si sta affacciando minaccioso sempre nel... Il caffè non lo bevo. No, basta che si metta giù adesso, lo fa. 5 anni. Sì, l'altra volta mi hai portato il tè. L'altra volta mi hai portato il tè. No, grazie. Saluta! Adesso c'è una sostituzione. Esce il numero 2 nel Pordenone, doppia sostituzione per il Pordenone. Esce il numero 2 e il numero 9. Attento Pino! Via! Senza tre punti. Cambia lo scacchiere quindi della squadra ospite, la squadra. Farà 4-4-2. Occhio! Allarga, il allarga, 5, allarga ragazzi, 5. Dai! Dai Nico, bravo! Adesso c'è stato un bel calcio d'angolo dalla sinistra, però il colpo di testa è indirizzato verso la porta. Forse voleva rimetterla dentro l'area, forse nell'area piccola, pallone che secondo me non è stato colpito nel modo giusto, pallone che è finito fra le braccia del portiere. Adesso fischia un fallo l'arbitro all'altezza del vertice dell'area sinistra del Piacenza. Punizione da posizione favorevole questa per il Pordenone. Non c'era, ricordo.
porto più in giro, mangio. Non ha usato il mito, no, veramente. Se non fate bravi, non fate bravi, non vi dai, più. Dai, 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 adesso parte il Piacenza in contropiede sulla sinistra, non riesce a sfondare il Piacenza il muro, adesso c'è una segnalazione dell'assistente con un fuorigioco di rientro di un giocatore del Piacenza, però vedi quella bianca che meglio, dai Zanno, dai Zanno, dai Zanno, vedete, lascia uscire il difensore del Piacenza il pallone proteggendolo bene, larga, larga, larga. Nostra! Dietro, dietro! Dietro! Adesso mette fuori un pallone, poteva giocarlo all'indietro, non ha rischiato il giocatore del Pordenone. Poi c'è un'altra conclusione da fuori area del Piacenza, ancora una. Molto attento il portiere del Pordenone, non si lascia sorprendere, ma blocca a terra il pallone. Dai Giorda, dai Giorda! È nostra, è nostro! Bravo! Bravo, vai, 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 così! Dai, dai, non mollare, non mollare! Calmo! Calmo! Via, via, via! Dai, dai Gio, dai Gio! Dalla, dalla! Bravo, bravo, vai, vai ancora! Sì, sì, calcio. Bravo! Vai giù, vai giù! Sì, 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 sì. Metti là! Dai! Buona l'azione del Pordenone che si è sviluppata da sinistra verso destra. Poi entrato in area, il giocatore ha rimesso indietro il pallone, pallone che però non viene sfruttato dalla e si perde questa azione offensiva del Pordenone. Adesso c'è un fallo per il Piacenza, pallone lanciato in avanti, però era dietro, gran lavoro anche per l'arbitro che deve tenere in pugno questa partita con qualche cartellino in più. Via, via, su! Sì, sì. Tienila! Tienila, tienila, dai! Girala, girala di qua! Sì, sì, sì! Dai, dai, vai dentro, vai dentro! Sì, 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 dai, 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 bravo! Sì. Ma più credo, più! Sì, sì, adesso! Ancora Pordenone pericoloso in avanti, ancora una conclusione fuori dai pali, però da buona posizione, era dentro l'area. Preciso! Bella partita comunque, anche se il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Ritmo alto delle giocate, passaggi veloci. Bravo! Silenzio! Fa scusa! Se fa scusa, scusa! Sto facendo la scusa, dai! Bravo Ale, bravo Ale! Zitto, zitto Miedu, zitto! Ragazzi, si abbracci veloce, che non puoi veloci, dai, dai, dai. Punizione da centrocampo lanciato direttamente verso il portiere del Piacenza e quindi riparte verso il Piacenza, però blocca subito, recupera subito il pallone il Pordenone, adesso il pallone che ancora
conteso fra i... Dai, dai! Dai, Andre! Dai, Andre! Partita che si riapre al 48esimo, che il Piacenza sblocca, il risultato, partita che adesso diventa appassionante, avvincente, perché è il Pordenone adesso a incassare il colpo, anzi a incassare il gol. 1-0 per il Piacenza, autore della rete al 48esimo. Il numero 11 Semenza, che si è lanciato come un missile verso dentro l'area del Pordenone, con un raso terra a incrociare in diagonale sul palo alla destra del portiere. Andrea non c'entrava niente. Adesso dai Pordenone, 20 minuti possiamo dire di fuoco sul campo, anche se fuori e tutto torna. Adesso il Piacenza che è caricato da questo gol. Vedete che anche il pubblico sostiene a gran voce i giovani biancorossi. Ma il Piacenza è sulle ali dell'entusiasmo. Vediamo se il Pordenone. E poi c'è questa segnalazione di fuorigioco, un pallone che rimbalza davanti al portiere. Non c'era arrivato comunque l'attaccante del Piacenza. Sale un po' la tensione adesso, perché Piacenza con questo gol ha riacceso le speranze, la partita soprattutto si fa più bella, proprio perché... Adesso si complica un po' la vita il Piacenza in difesa. Bisogna cercare di liberare, di spazzare il pallone quando serve, come in questo caso. Dai che sbaglia!
Sale ancora l'urlo di incitazione, forza piace dal pubblico, proprio perché l'impresa si può fare, adesso non è più solo una chimera, come si dice, come si suol dire. Adesso però è solo il Piacenza in campo, Pordenone cerca di ribattere e poi cerca e trova questo fallo in attacco. Di solito si accetta chi è sembrato più finisce la partita anche il numero 8 del Pordenone, che esce dal campo sostituito dal numero 20. Grande conclusione su punizione che però si spegne fuori dalla porta, quindi il risultato ancora al 55esimo, 1-0 per il Piacenza, 15 minuti al termine. Ancora non ci arriva il giocatore del Piacenza, forse ingannato dall'intervento a vuoto del difensore del Pordenone, ma un'altra occasione gol per il Piacenza. E si pareggia il risultato dell'andata, non ci saranno né i supplementari né i rigori, in caso di parità sarà il Piacenza a passare il turno, quindi adesso è il Pordenone che deve azzardare, deve giocarsi il tutto per tutto, perché con questo risultato il Pordenone verrà eliminato e quindi passerà il Piacenza 2-0, ma è il Piacenza adesso che gode della... Adesso in difficoltà il Pordenone, ha incassato il secondo gol, forse il contraccolpo psicologico. Si vede che l'ha cacciato. Oh, non è che tempo, raga!
che a destra. Manu! Dai! Andrea, vieni, entra. Dai! Questo era fallo nostro. No! Questo era fallo nostro. Calmo! La buttiamo, non c'è nessuno! Lui! Torna! Dai tutti ragazzi! Dai portavale! Bravo Peluto! Bravo Luca! Dai! No! Bravo! Vai Luca! Ancora un gol fotocopia del primo, ancora un tiro a incrociare sul palo alla destra del portiere del Pordenone e porta tre le realizzazioni per la sua squadra, doppietta oggi per lui e Pordenone. Amorito senza maglietta! Dai ragazzi, ce lo fate! Piacenza che nel secondo tempo ha... Grande Andre! Ancora! Si è fatto male.
Ma non so se sia quella simulata, se dovesse combinare Ale, guardiamo per piacere. Ha giocato in 10. Se li possiamo giocare sul campo del fondo. Secondo me passa Pordenone. Portiere! Portiere! Via, via, via. Secondo me passa lo stesso Pordenone. Vediamo alla fine cosa decide. No, se segna Pordenone 3-1, secondo me passa Pordenone. Mancano 5 minuti, poi tutto il recupero. Oh, bisogna fare lo spareggio. Calma raga, adesso calma. Dai, 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 un attimo. Può fare quel palo lì, hai visto? Mi sono fatto le ultime due partite, le abbiamo giocate in maniera un po' Puoi discutere? Sì, anche perché è uno che ha giocato in Serie 2. Ah, forse è più arrivato il santo, non è per la mia. Però se non cambiano, se non stanno cambiando, beh, bravi, complimenti, complimenti, complimenti. Cambiano la guardia, la fine.
Un minuto al 70esimo, poi ci sarà il recupero. Sicuramente il recupero sarà. Calma, c'è il cambio. No, è finita, adesso c'è il recupero, non so quanti ha dato. 5 minuti. Dai, dai! Cinque minuti, dai, cos'è? Prendiamo fuori, abbiamo perso, dopo prendiamo anche la prima. Bravo! 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 Bravo!
dai! Dai, così! Lasciala lì, facciamo gli sportivi, lasciala lì. Meno male che si è messo a piovere alla fine. Dai, raga! Sì, no. Butti via tu. Dai! Calma, lasciala lì! 10 minuti. Ma 5 minuti dall'altro. Me lo vendi. Bravo! Sì, dai. Che qua vedi. Pesante, 4-0, 3 gol di Semenza, ma è una Piacenza che ha cambiato nel secondo tempo. Il primo tempo era finito 0-0, poi ci sono state una super ripresa, 4 gol, un Pordenone che aveva tenuto bene il primo tempo, molto bene. Poi si è un po' scollato nel secondo tempo, forse il gol dell'1-0 ha datto un colpo. Calcio così, chi vince gioisce, chi perde si rammarica ed è triste. Stavolta festeggiare il Piacenza, però è stata un'impresa per i ragazzi biancorossi che hanno ribaltato un risultato che li vedeva sotto di 2 gol all'andata e poi alla fine è giusto questo. Applausi meritati per il Piacenza che ha compiuto l'impresa oggi qua al Comunale di Ponte dell'Olio andando a vincere la partita di ritorno con un risultato di 4-0 e quindi complimenti a tutti ai ragazzi del Piacenza che vanno un po' a consolare
la sconfitta della prima squadra che aveva già un piede in Serie B in caso di vittoria, e così invece giocherà i playoff. Un saluto a tutti da Franco, dal comunale di Ponte dell'Olio, e a risentirci, arrivederci, a presto, buon proseguimento di giornata e un saluto a tutti.